Buongiorno a tutti ragazzi, oggi volevo farvi vedere la fresa, il trapano fresa che io uso di solito nella mia officina. Non so, è un trapano praticamente a colonna adattato, come vedete. Sale, scende. Op. Adesso ho preso dentro, vabbè. Proviamo a vedere la precisione della punta. Io ho appena regolato dentro la vite a brugola che tiene fermo il cono Morse 3 dentro nell'albero. Vediamo un po' quanto è soddisfacente. Sì, calcoliamo che sono centesimi, eh. Magari ci sono anche qualche segnettino. Sopra. Andiamo sopra qua. Calcolando che queste sono. Adesso tocca. Se passa uno con un Morse 3 dei cinesi, arrivano dalla Cina. Vediamo un po'. Piccolo colpetto e va a zero sotto. Dovrebbe rispecchiare il sopra. Teniamo questo punto come fosse zero, anche se non è zero. Qualche questo è il fermo, calcolando che ci sono anche i cuscinetti sopra, 5 centesimi, dai. 5 centesimi, può anche essere questo che si sposta. Vediamo un po' di metterlo in un altro modo. Cambiamo proprio posizione. Magari così. Un po'. Quattro centesimi. Cinque centesimi, sì. Dai, accettabile. Per un attrezzo fatto fai da te, calcolando che c'è albero, cuscinetto, cono morse, dentro un altro cono morse, chiuso, ghiera, poi ci va la sua ghiera, ci va la pinza e infine la fresa. Penso che sia accettabile, no? Poi in base anche come si gira. Se io faccio girare lentamente, sì, siamo a quell'ordine lì. Magari provare a cambiare fresa. Andiamo a vedere cambiare fresa. Provo a mettere sotto un'altra fresa. Un'altra fresa come questa. Questa già è un gambo più corto. Vediamo un po'. No, qui non chiude.
Ecco, andiamo a vedere. Sempre i soliti 6-7 centesimi. Mi sa che è in base anche un po' come chiudiamo la piccolo morsi qua, eh. Siamo lì, peggio che peggio. Qui è ancora più storto. Può essere un problema di presa. No, è impossibile. Un'altra. Gambo più lungo e non stringere troppo, ecco, solo puntando. Tocca. Stortissimo. Fortissimo. Allora, proviamo a mettere dentro tutta fino in fondo. Oscilla tra i 5 e i 10 centesimi. Vediamo un po'. Così sale. Ecco, vedete. Probabilmente quando si chiude facendo leva. Facendo leva su praticamente questa ghiera si va a spostare l'asse. Ciao ragazzi, alla prossima, condividetevi, iscrivetevi al canale, ci vediamo presto.